La situazione è leggermente in miglioramento per quanto riguarda tutto ciò che ha a che vedere con le PM10. Il dato che ARPA ci ha confermato pochi minuti fa è di assoluta riduzione delle PM10 stesse e del benzene. Rimane valida la mia ordinanza che suggerisce di rimanere in casa con le finestre chiuse e di, per le lavorazioni esterne di utilizzare la mascherina FFP2. Io già confermo che questa stessa ordinanza avrà valenza anche per domani. Per quanto riguarda la viabilità, la situazione si è decisamente sbloccata grazie all'apertura della camionale che è il trampolino per arrivare in autostrada, la parte verso Trieste che non ha il pedaggio, quella è la camionale, e quindi in direzione Trieste il traffico è sbloccato e abbastanza fluido. E dall'altra parte rimane un po' di criticità, anche perché l'uscita Sistiana genera un nodo all'altezza della rotonda e delle Tre Noci ancora vigente. Però il fatto che la parte autostradale abbia fatto una scelta di non utilizzare più il casello di Ronchi ha senz'altro dato beneficio. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per poter riaprire lato autostrada a Monfalcone in direzione Venezia, questo darà ancora ulteriori benefici. L'incendio invece purtroppo nei suoi tre punti ancora non cede e quindi quello è un problema che continueremo ad avere. Ci sono 50 uomini di forestale, vigili del fuoco, protezione civile che stanno lavorando da ieri mattina tutta la notte. Da questa mattina ci sono anche i due Canadair e i 5 elicotteri che stanno sorvolando e cercando di risolvere una questione che non è semplice perché è molto ampia. Quindi è importante anche che chi esce in mare vada più lontano dalla diga di Marina Nova, perché è lì che si riforniscono i Canadair.